positivo, infatti. Quello che avete, esatto, sì, sì, che avete un progetto. Dobbiamo finire la domanda. Sì, no, volevo chiedere appunto, voi ritenete che ci sia un problema reale di sicurezza e come avete preso le dichiarazioni di Chisso sulla, diciamo, anche lui vede bene, esatto, la spalmatura dei parcheggi. Allora, premesso che la soluzione del traffico in autostrada sta in un modello di sviluppo diverso, okay, rispetto a... No, è una cosa da tenere sempre. Cioè, voglio dire che noi, se noi cerchiamo di risolvere all'infinito il traffico, ci troveremo sempre di fronte a qualche problema insormontabile. È il problema della terza corsia adesso, è il problema della quarta corsia nel bresciano, ed è una cosa infinita. Qui dovremmo pensare prima o poi a diminuire il traffico in autostrada. È chiaro che l'Autovia Veneto questo lavoro qua non lo farà mai, perché l'Autovia Veneto è una SPA e l'SPA non ha nessun interesse. Adesso hanno fatto non ha nessun interesse. Nel 2017 non so. Vabbè, non ha nessun interesse. Le Autovie Venete, secondo me, dovrebbero cominciare a organizzare il passaggio della merce da autostrada a ferrovia. Detto questo, io non so quali siano i problemi per cui si devono concentrare a Teglio 300 tir, dico 300 ma sono pochi, perché se voi andate a vedere adesso, l'area adesso è molto piccola, ma siccome i parcheggi non sono organizzati, sono uno attaccato all'altro, oggi ci sono già una cinquantina di tir fermi in un parcheggio piccolo, per cui i 300 che sono segnati che possono diventare 400-500. Allora, se questi parcheggi qua sono fatti per far vivere l'autista nel weekend, perché presumo, se sono fatti così grandi, sono perché ospitano un lavoratore, un autista che deve passare un fine settimana. Provate a immaginare una concentrazione di 300 e 400 tiri in uno spazio che non è protetto, non è controllato, non ha neanche i servizi, che non sono previsti neanche i servizi, diventa un problema certamente di sicurezza. Quindi andrebbe ampliata anche la parte ricettiva dell'area di sicurezza. La nostra soluzione sta nella creazione di quelli che si chiamano autopark, che normalmente ci sono in circolazione, dove ovviamente l'autoparco è gestito, dove ci sono le officine, dove ci sono i servizi, dove tu entri presentando un tesserino ed esci presentando un tesserino. Per cui in questo caso qua non c'è, cioè voglio dire, non si risolve il problema della sicurezza, anzi se lo si fa diventare un problema grosso, e in questa situazione qua non ci pare la cosa più appropriata, insomma. Siamo d'accordo, o siamo d'accordo, come capita poche volte, insomma, con Chisso quando dice, anzi siamo in parte d'accordo con Chisso quando dice no a questo grande parcheggio, ma non vogliamo spalmare i parcheggi. Il problema dei parcheggi va risolto con un'area sua. Comunque in questi giorni è stato inaugurato in quel di Brescia un autoparco proprio con questa finalità. E credo che quella sia la strada, però per la notte molte volte l'autoparco, in verità io viaggio poco di notte, ma quelle poche volte che ho viaggiato mi trovavo i tir dentro sulle piazzole di sosta. Già oggi. E non solo, ho saputo che questi hanno raccolto le firme perché Autovie faccia le piazzole di sosta più grandi, perché non ci stanno, ma non hanno capito che se ci stanno, ci stanno in maniera impropria, la polizia stradale li fa sloggiare, insomma. Sì, anche questo è un problema che si dà dalla quantità dei mezzi che transita in uno spazio che non regge. L'Italia, dal punto di vista geografico, l'Italia è un paese molto difficile, è stretto e lungo e ha le montagne in mezzo, a differenza della Francia o altri paesi, ed è un meccanismo questo micidiale poi
per far sopravvivere l'ambiente naturale, cioè quando parliamo di frane, parliamo di qualcosa che sta nell'aspetto fisico dell'Italia. L'Italia è fatta così, prendiamo atto che è fatta così, o lo spianiamo tutta quanta e allarghiamo all'infinito le strade, oppure pensiamo a ridurre il traffico. Ultima cosa volevo chiedere, ci sono altri comuni che hanno espresso l'interesse di diciamo fare una delibera dove prendono atto del vostro progetto? Perché prima parlavate di San Michele e San Stino, che sono un po' lontani da queste... Allora, c'era il comune di Porto Duomo, ovviamente interessato, nel senso che questa faceva una parte di un lavoro, perché noi il progetto l'abbiamo fatto praticamente da Lisopoli fino a Lisopoli, tutto il tratto. Abbiamo contatti, come si dice normalmente, con il comune di Sastino. Sì, però si sta arrangiando. Il comune di Sastino, peraltro c'è anche, non so, per esempio il comune di Annone, mi pare che in parte sia toccato, ma non so se fa parte della cultura di Teglio, di questa zona qua, una specifica preoccupazione sugli alberi, sul verde, sul vivere meglio, non so, insomma. In realtà dal comune di San Michele non ho mai sentito niente, anche perché probabilmente il centro non è. Dal comune di Annone ha detto che loro non sono interessati, ma se voi guardate quella cartina, se voi guardate quella cartina, la nuova amministrazione, non è mica un problema di Annone, di Teglio, di Fossate, è un problema di tutta la pianura padana, per cui insomma va bene. Annone ha detto che non è interessato, Sastino ha detto che in qualche maniera sta lavorando. San Michele non ho mai sentito nessuno, lavoriamo con Fossalta, Teglio Veneto e nei limiti del possibile con i cittadini di Porto Bravo aspettando una nuova amministrazione. Io col consorzio Vini Doc li sono promaggiore. Con il consorzio Vini Doc abbiamo concordato, anzi, manca la data per un incontro pubblico con i responsabili, lo sta organizzando Roberto Zanin. Per fare un incontro pubblico con il comitato e questo qua dei vini, no, perché questo è un grosso problema. Con la strada dei vini? Con la strada dei vini, sì. La strada dei vini è una roba, il consorzio, io prenderei proprio il consorzio, per la strada dei vini fa la promozione del turistico, commerciale. Chi è del consorzio? E il consorzio invece è l'organo tecnico. Alla sua sede non so se, perché c'è sempre un problema se loro sono disponibili a discutere di un qualcosa che potrebbe mettere in crisi la produzione. È un Mottense Belfiorese, una delle tue parti, insomma. Com'è? Una delle tue parti. Sì, è Mauro Stivale, presidente. Va bene, diremo alla segreteria di prendere contatto. No, sul serio. Bene, grazie di essere arrivati fino a qua, se volete offro un caffè.